fine ha fatto Fedez dopo le accuse terrificanti ai danni dei suoi bodyguards? Tutti i dettagli a seguire nell'articolo. Da quando i suoi amici, nonché collaboratori, sono stati arrestati, Fedez è sparito dai radar. Da 10 giorni, infatti, il rapper si è trincerato dietro un assordante silenzio. Ricordiamo che, a seguito di una maxi inchiesta della Procura di Milano, ben 19 persone sono state arrestate con accusa di associazione a delinquere, e non solo, fra questi ci sono anche Cristian Rosiello e Alex Cologno, nonché altri personaggi in vista nelle curve del Milan e dell'Inter. Fedez non risulta essere indagato e anzi quando Valerio Staffelli ha cercato di incalzarlo sulla questione, ha minacciato di querelarlo per diffamazione. Nonostante non ci siano accuse nei confronti del rapper, nelle carte giudiziarie della Procura di Milano il nome del rapper di Rozzano compare diverse volte. Le intercettazioni di Fedez nella maxi inchiesta di Milano. Nelle intercettazioni della polizia, si sente Fedez parlare con Luca Lucci, noto esponente dell'ambiente ultras di Milano. Nelle loro telefonate, il rapper parla della possibilità di far entrare allo stadio la sua bevanda Bohème. Ancora, poi, in alcune foto si vede il cantante arrivare a casa del capo ultra insieme a un amico. Cosa succederà ora dal punto di vista legale? La reazione del rapper. L'immagine di Fedez è, ancora una volta, fortemente minata dalle voci che stanno emergendo in questi ultimi giorni. Nel frattempo è sparito dai social, tentando forse di non alimentare le polemiche a suo carico. In tutto questo, poi, ci si mette anche il divorzio dall'ex moglie Chiara Ferragni, con la quale si potrebbe concretizzare tutto ufficialmente nei prossimi mesi. Perché il cantante ha deciso di rimanere in silenzio? Probabilmente qualcuno gli sta consigliando di mantenere un basso, anzi bassissimo, profilo. E fa bene, diremmo noi. Questa situazione potrebbe incidere anche sull'accordo che avrebbe raggiunto con l'ex moglie per ciò che riguarda l'affidamento degli Leone e Vittoria.